Buongiorno, siamo qui oggi con l'Edo Smart Automation di Enel, del gruppo Enel, per una breve intervista in previsione del loro intervento a RPA and Intelligent Automation che si terrà a Milano il 25 maggio. Allora, Luca, questo è già il quarto anno che vi vediamo protagonisti al nostro evento IKN. Allora, nello specifico, quest'anno che cosa racconterete ai nostri ospiti? Intanto buongiorno Ilaria, buongiorno a tutti. Sì, confermiamo la nostra presenza, ci fa piacere essere presenti a questo evento per il quarto anno consecutivo. La considero un'opportunità per Enel di condivisione, di confronto con tutti i partner e i competitor che stanno portando avanti sviluppi e tematiche di questo tipo. Quindi sicuramente porteremo la nostra esperienza, sempre crescente, ma con molta umiltà. Ci farà piacere anche confrontarci con chi come noi sta effettuando analoghi percorsi. Bene, allora Luca, noi sappiamo che all'interno di Enel c'è stato un passaggio ormai definitivo dalla Robotic Process Automation alla Smart Automation, giusto? Quindi in cosa consiste? Sì, c'è stato un passaggio consapevole, diciamo, più che altro c'è stato un cambio di passo, di mindset. Sicuramente negli anni ci siamo resi conto che tra tutte le iniziative di automation, all'interno di tutte le iniziative di automation, le tematiche, gli stream di RPA, di Robotic Process Automation, erano in grado di produrre dei risultati molto tangibili. Il time to market di sviluppo di queste iniziative era molto preciso e molto breve, e soprattutto nel tempo siamo riusciti a calcolare tutti i saving correlati a queste iniziative. Quindi il tema della robotic process automation è sicuramente un elemento distintivo ed importante all'interno delle automazioni in generale. Siccome al tema della robotica siamo riusciti, tra virgolette, a creare anche tutta una serie di feature di intelligent automation e siamo riusciti ad integrare questi robot, questi colleghi virtuali all'interno dei processi e delle mappe applicative su cui i processi vengono eserciti, effettivamente oggi ha più senso parlare di un programma di smart automation piuttosto che solo di RPA. Quindi, diciamo, siamo andati un po' a completare il tema della robotica software, andandola ad inserire in un contesto un po' più generale, più variegato e più complesso che quello delle automazioni intelligenti, diciamo. Certo, quindi la diffusione, insomma, della smart automation all'interno del gruppo poi si intreccia in qualche modo con il percorso di platformization che sta intraprendendo Enel. A tal proposito, puoi spiegarci meglio in che modo avviene questo intreccio? Sì, assolutamente sì, più che un punto di intreccio lo considero, permettimi, un punto importante e strategico di intersezione. Da un lato c'è il tema della platformization e dall'altro c'è il tema della smart automation. Partiamo un attimo da quello che è il concetto, diciamo, di platformization in Enel. La platformization è la nuova frontiera digitale del business. E in piattaforma, all'interno della platformization, diciamo, dobbiamo essere in grado di sviluppare soluzioni per i nostri clienti, per i nostri stakeholder, soluzioni sempre più efficaci, sempre più rapide e in un contesto che è fortemente volatile e liquido, quindi in un contesto complesso. Quindi il tema della la piattaforma, la platformization nasce per dare una risposta concreta e rapida a quelle che sono le esigenze dei nostri business interni ed esterni all'azienda. In senso più generale, le piattaforme sono degli ecosistemi partecipativi in cui principalmente condividiamo informazioni, ma soprattutto in cui andiamo a standardizzare operazioni di basso valore aggiunto, e queste operazioni che andiamo a standardizzare, questi processi e queste risposte devono essere rapide, veloci, e deve esserci quindi all'interno della platformization una fiducia reciproca tra tutti gli stakeholder.
Ecco, alcuni di questi principi rispecchiano proprio il tema dell'RPA e della smart automation, quello appunto di standardizzare le operazioni a basso valore aggiunto e quello di dare risposte sempre più rapide attraverso dei saving sempre più evidenti a quelli che sono i nostri clienti. Quindi, diciamo, queste due direttrici in Enel si intersecano e proprio da questa intersezione che nasce una sinergia forte per poter dire che la smart automation diventa un pilastro fondamentale delle platformization services che stiamo costituendo in Enel. Va bene Luca, allora ti ringrazio moltissimo per l'anticipazione di quello che sarà appunto il tuo intervento e noi ci vediamo il 25 maggio a Nuvotelca Granda. Ringrazio voi ancora una volta per l'opportunità e mando un saluto a voi e a tutti i vostri ascoltatori.